Simone Barone. Guglielmo, Guglielmo. Ce la fai? Sì, sì, sì. Guglielmo. Andiamo? Sì, Sergio, senti, che effetto ti fa dopo, insomma, di tempo ne è passato, ma rivedere il Milan lassù e per ora da solo? Io penso che il Milan ha iniziato il campionato molto bene, abbiamo avuto un piccolo disagio contro l'Inter, ma sappiamo dell'importanza che è il derby, però il Milan ha iniziato bene, si vede il numero delle partite che ha fatto, il pareggio, la sconfitta e tutto vittoria. Penso che è un gruppo giovane, un gruppo che è ancora presto, no? Sta si conoscendo, però il Milan è diventato una squadra. Fernandez è un buon erede? Teo sta molto bene, è un giocatore che da 3 anni sta giocando a altissimo livello, credo che ancora c'è tanta margine di crescita e sicuramente è una decisione più forte del mondo. Volevo chiederti, Ancelotti sulla panchina del Brasile, da brasiliano, sei contento della scelta? Io sono un po' a casa, lo conosco molto bene, ho un'amicizia, lui sicuramente è un allenatore molto preparato. Il Brasile è un momento un po' delicato perché siamo in un momento di cambiamento di generazione dei giocatori, credo che lui avrà tanto lavoro davanti, però è un allenatore capacitato, credo che avrà tutte le qualità per fare con che il Brasile torna a essere protagonista. A proposito dei brasiliani, anche il Milan prima ne aveva moltissimi, adesso ce ne sono un po' meno in Italia, come mai secondo te? È fantasia, è finita la fantasia brasiliana, no? Noi eravamo una squadra molto legata con il giocatore brasiliano, da un po' che non abbiamo, abbiamo avuto Messias, come che è passato lì, però penso che è anche il momento, no? Il momento che il calcio brasiliano è ancora difficile perché non si capisce molto bene i giocatori di qualità che abbiamo e quelli che hanno costa tanto, per cui è anche un po' difficile da gestire, no? Il giovane oggi va tutto sulla Premier League, però credo che prima o poi arriverà un forte nel Milan. Grazie. Okay? Grazie. Grazie.